Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Oh, finalmente, come potete vedere, abbiamo tra le mani la Tumblr. Chiaramente non è la Tumblr in abbonamento, perché per quella le tempistiche ormai sappiamo che ce la faranno avere da gennaio in poi, ma bensì la versione, che poi è identica, da edicola, quella uscita oggi il 28 dicembre 2022. Oh, allora dicevo, perché l'hai comprate? Se comprate, perché vedete che più di una confezione. Se poi invece ti sei abbonato online, ma allora mi sono abbonato online sicuramente perché mi rimane comodo che mi danno i pacchi a casa, non devo stare io a ricordarmi magari di andare a ritirare in edicola, anche se per alcuni può avere la sua comodità. C'è il fattore sicuramente della teca, che non viene data a chi compra in edicola, quindi ho scelto l'abbonamento anche per quel motivo là. Ma ho voluto anticipare e prendere anche alcune copie del primo numero in edicola per valutare il prodotto, per vedere a cosa andiamo incontro, quali sono i pregi, quali sono eventuali difetti, se la collezione vale i soldi che chiede e come sarà congegnata un po' in totale. Quindi ho detto, diamo un'occhiata e condividiamo con i nostri amici in maniera tale che tutti avranno una panoramica di quello su cui andremo a lavorare. Allora, vi annuncio che questo non è un tutorial, nel senso che il vero e proprio tutorial sarà fatto in concomitanza dell'arrivo del primo pacco, quindi quando avrò il primo pacco fra le mie mani con i primi due fascicoli farò tutto un unico tutorial in quell'occasione là. Quest'oggi ho già montato le parti allegate da un'ulteriore copia che ho preso e ho già potuto constatare alcune cose su cui dobbiamo prestare attenzione. Quindi adesso, dopo aver visionato la parte cartacea, vedrete anche il pezzo finito con le parti, diciamo, del primo numero, e vi saprò dire già qualcosa, cosa penso su questa prima uscita, che vi ricordo ancora una volta è la prima uscita presa in edicola. Allora, andiamo innanzitutto a guardare un po' com'è il packaging, no? Com'è la confezione di questa uscita in edicola. Allora, per farlo vi indicherò il tutto con questo cacciavite, che è quello che viene fornito in dotazione. Allora, guardiamo la parte frontale innanzitutto. Chiaramente c'è l'indicazione: costruisci la spettacolare Tumblr Batmobile della trilogia del Cavaliere Oscuro, The Dark Knight Trilogy. L'uscita, la prima, è solo a 1 euro anziché 12,99. Vi ricordo che nella versione abbonamento il costo è lo stesso, tranne nel caso in cui facciate l'abbonamento premium, che è quello che ho fatto anch'io. Abbonamento premium che vi darà in più in pratica la teca con i LED che servirà per esporre il modello, e chiaramente per scelte, diciamo, commerciali degli editori, normalmente queste cose non vengono poi date nella versione edicola. Quindi questo è già un primo distinguo che dobbiamo fare nella nostra scelta. Abbonamento online se volete la teca, nella versione premium, quindi è obbligatorio abbonarsi online. Potete optare tranquillamente invece per la versione edicola nel caso in cui non vogliate fare la teca e nel caso in cui non gradiate magari i regali che sono forniti nella versione abbonamento. Versione abbonamento che già abbiamo parlato nel video di presentazione precedente, quindi non starò qui a ripetermi, ma comunque sapete che ci sono alcuni gadget, magari li vedremo velocemente dopo analizzando il materiale cartaceo. Qui vediamo appunto tutto il materiale che viene fornito nella prima uscita, sia la parte cartacea che la parte delle parti da montare. Da notare questa bellissima targhetta in alluminio che riporta la scritta The Dark Knight Trilogy Tumblr, che è molto bella ed è la prima volta che io ricordi che viene fornita una placchetta del genere da mettere vicino al modello esposto. In altre occasioni, anche per altre vetture, come ad esempio la supercar di De Agostini, Night Rider in pratica, per capirci, in quel caso non è stata data nessuna targhetta del genere. Invece penso che sia proprio una cosa molto molto gradevole, e quindi ben fatto a Shet per questa scelta. Come vedete ci sono anche allegati pezzettini più piccoli, il cacciavitino come quello che tengo in mano ora e le varie parti più grandi da assemblare, parti che già vi preannuncio
danno un minimo di difficoltà iniziale, non una difficoltà insormontabile, ma una difficoltà relativa alla delicatezza delle parti, perché purtroppo alcuni pezzi sono realizzati in plastica per forza di cose, a causa del loro livello di dettaglio, e vista la loro piccola misura li rende molto delicati, e siccome dobbiamo inserirli in dei particolari fori che non sono proprio stati fatti in modo da rendere facile l'innesto, si rischia, spingendoli in posizione, di romperli, ma ne parleremo un attimo dopo. Allora, andiamo a vedere invece la parte posteriore del materiale, del packaging. Possiamo vedere, come al solito, c'è questo logo centrale che descrive appunto Tumblr Batmobile. Ci viene indicata la scala, che è in 1:8, e ci vengono indicate alcune foto con alcune delle caratteristiche salienti di questo modello, ovvero abbiamo l'apertura del cockpit, quindi dell'abitacolo, servocomandata. Adesso io non so se verrà fornito un telecomando, se ci sarà un pulsantino da toccare sotto il veicolo, questo non è indicato, ma visto che non c'è una foto del telecomando, presumo che ci sia un comando installato sul modello, ok? Poi vedremo, insomma, tanto questo non è che faccia tutta questa grande differenza. La cosa bella è che sono servocomandati. L'abitacolo ha riprodotto il pannello degli strumenti, come vedete, con questo head-up display, così come abbiamo visto nel film. La console di guida e il radar, sono retroilluminati. La carrozzeria ha un disegno stealth, come quello dei caccia stealth americani. Come sappiamo, abbiamo visto dallo spoiler, più dal trailer, diciamo, della Scette, quello da 50 secondi, che addirittura anche gli alettoni posteriori sono servomotorizzati, quindi questa è una bella cosa. E tutto questo viene raggruppato con la dicitura effetti speciali. Abbiamo chiaramente dei bei pneumatici in gomma sia davanti che dietro, chiaramente con la scolpitura fatta diversa a seconda della loro posizione di montaggio. La luce della turbina, qui ci fa l'effetto del reattore in pratica, con un sound effect, quindi avremo anche il rumore della turbina probabilmente, e non so se ci saranno anche altri ulteriori diciamo rumori riprodotti. Ci hanno indicato luce a LED, appunto gli alettoni posteriori servocomandati, i flap posteriori mobili, sedili high performance racing, quindi abbiamo dei sedili un po' sagomati in stile corsa. Ok, ci viene indicato come sempre di fare la raccolta differenziata, che è una cosa giusta da fare, ragazzi, perché anche se ci sono persone che se ne fregano, noi dobbiamo tenere presente che l'ambiente è una cosa importante. Non abbiamo un altro pianeta su cui andare se roviniamo questo. Lo dobbiamo fare sia per noi sia per tutti gli esseri viventi che abitano il pianeta, quindi attenzione, cerchiamo di risolvere il problema dell'inquinamento, diamo tutti una mano. È vero che poi delle volte le aziende municipalizzate che devono fare la raccolta, diciamo, e smistarla nel migliore dei modi per riciclarla, non lo fanno con correttezza, ma questo non deve essere una scusa per non dare noi il nostro contributo. Noi facciamo la nostra parte, se poi sbagliano gli altri, saranno gli altri ad avere la coscienza sporca e non noi. Passiamo ancora a vedere le caratteristiche del modello. Qui vediamo che le dimensioni sono di 56x35x19 cm circa, quindi 56 in lunghezza, 35 in larghezza e 19 in altezza, quindi un bel modellone. Non riesco a vedere se sia indicato anche il peso, ma questo in caso lo vedremo poi più avanti. Comunque io già vi posso annunciare che dal primo pezzo che ho montato e che ho tra le mani, già quello ha un certo peso. Allora, qui ci viene indicato come sempre che il modello è uno straordinario mezzo blindato con carrozzeria ispirata alla tecnologia militare stealth, con le sue geometrie di assetto battle mode, un mezzo a prova di artiglieria pesante in grado di sfondare muri in cemento armato. Oggi può costruirla e ammirarla nella sua più fedele replica in scala. E su questo c'è da fare anche il discorso Hot Toys, che molti vanno a portare avanti per cercare di sminuire il modello Scette, ma lo facciamo più avanti. Allora,
Per la prima volta in edicola la sua perfetta riproduzione, completa di tutti i più incredibili dettagli tecnologici, sei enormi ruote in gomma morbida con pneumatici tassellati, imponente motore posteriore a turbina riprodotto in ogni dettaglio, spettacolari effetti luminosi e sonori, sofisticata carrozzeria in metallo dal design militare con sagomature stealth, tetto dell'abitacolo servocomandato ad apertura verticale, interni totalmente ispezionabili con console retroilluminata ispirata ai comandi digitali dei jet da combattimento, e ci viene indicato che tra 2 settimane in edicola ci sarà la seconda uscita, sempre al prezzo lancio di 5,99 anziché 12,99, che vi ripeto sarà il prezzo standard dei fascicoli nella versione edicola. Nella versione abbonamento sarà sempre quello il prezzo, tranne nel caso in cui facciate l'abbonamento premium, in quel caso dovrete pagare 1,50 euro in più a fascicolo a partire dalla sesta uscita, se non ricordo male. Però secondo me vale la pena, perché da quello che ho visto dalla foto è veramente una bellissima teca da usare per esporre questo modello. Tenere presente che la teca si può anche far fare da società terze, no? Però di solito il costo non è economico, quindi si supera di solito abbondantemente la cifra chiesta dall'editore, che chiaramente non ne ha fatta fare una, ma ne ha fatte fare diverse centinaia, quindi sicuramente ha avuto un prezzo di favore e ce lo può offrire anche a noi in un prezzo più vantaggioso. Bene, allora, cos'altro dice il packaging? Allora, con ogni uscita le istruzioni di montaggio e appassionanti rubriche sul mondo di Batman, quindi i veicoli dall'inizio fino ad oggi, compresi quelli dei cartoni animati e videogiochi, e la storia di Batman in tutte le sue sfaccettature. Ok? Per quanto riguarda il prezzo, già l'abbiamo detto, se riportarlo in basso, quindi diciamo che abbiamo già dato una panoramica un po', diciamo, completa di quello che è il packaging con cui viene offerto in edicola. Allora, faccio adesso la postilla per quanto riguarda il modello Hot Toys. Allora, il modello Hot Toys è sicuramente un bel modello, però fondamentalmente rispetto a questa ha due criticità, secondo me. La prima è che il modello Hot Toys è interamente in plastica, ragazzi, non c'è traccia di metallo. Questa della Hachette invece è quasi totalmente in metallo, le uniche parti in plastica sono quelle relative a piccoli dettagli, ma il grosso della struttura, diciamo l'85-90% della struttura è in metallo, quindi parliamo già di un prodotto differente dal peso differente. È vero che la Hot Toys è in scala 1 a 6, quindi è compatibile con tutte le dolls, con tutte le action figure prodotte sempre dalla Hot Toys, e questo sicuramente la rende appetibile per chi colleziona le action figure della Hot Toys. Però per chi non ne ha, diciamo, non ha molto senso prendere quel tipo di Batmobile, perché oltre ad essere in plastica, e la plastica, attenzione, non è che sia negativo, perché a livello di dettaglio si può ottenere una definizione migliore, no? Rispetto allo stampo in metallo. Però oltre a quello ha di meno anche quello che riguardano gli effetti speciali, in quanto la Hot Toys, da quello che ho potuto vedere anche da molte recensioni che sono in giro, ha solo i LED di illuminazione frontale del veicolo, ma non ha nessun'altra caratteristica, nemmeno il LED sulla turbina posteriore, ragazzi, quindi ha sicuramente molte funzioni in meno. Qui vi ricordo che a differenza della Hot Toys abbiamo il cockpit, quindi l'abitacolo, che è servomotorizzato, quindi si apre elettricamente, ha i stessi LED frontali che ha anche la Hot Toys per quello che riguarda le luci della vettura, in più anche la luce sulla turbina posteriore e gli effetti sonori, quindi parliamo, e i flap posteriori servocomandati, quindi ha diverse funzioni in più che la Hot Toys non ha. È vero che la Hot Toys costa 700 e rotti euro, quindi costerà circa la metà, se non qualcosa anche in meno, rispetto a quanto costerà la Tumbler della Hachette, ma il prodotto Hachette sicuramente a livello di soddisfazione, quando userete tutti i vari effetti e ve la godrete, penso che sia nettamente superiore rispetto a quello che vi potrebbe dare la Hot Toys. Hot Toys che comunque, ripeto,
dalla sua il vantaggio che è compatibile con l'action figure, quindi la figure di Batman in scala 1 a 6 prodotta dalla stessa società è chiaramente compatibile per poter essere messa all'interno dell'abitacolo, anche se poi con un po' di difficoltà, perché comunque l'abitacolo della Tumblr non è molto agevole per poter inserire dentro un personaggio. Io stavo vedendo di cercare in giro qualcosa di compatibile anche per la nostra. Purtroppo non esiste un Batman che io sappia in scala 1 a 8. Ho visto che ce n'è qualcosa in giro da una società, credo sia cinese, che dovrebbe essere intorno ai 21 centimetri di altezza. Quindi a occhio e croce dovremmo essere intorno in scala 1 a 10, quindi leggermente più piccolo rispetto alla scala della vettura. Però questo potrebbe essere un vantaggio perché potrebbe consentirgli di entrare nell'abitacolo con più facilità. E dato che poi tanto alla fine ci servirà solo magari per avere il personaggio così da vedere nel momento che apriamo l'abitacolo, anche se è leggermente sottodimensionato, non dovrebbe comportare un problema eccessivo. Io ho fatto questa scelta usando per esempio i personaggi della NECA per quanto riguarda la DeLorean di Ritorno al Futuro, e devo dire che tutto sommato vicino ci stanno discretamente bene quando sono dentro l'abitacolo. Certo, da fuori si notano che sono leggermente più piccoli di quello che dovrebbero essere, però ragazzi, non si può avere tutto. Purtroppo, se non tirano fuori un personaggio di Batman in scala 1 a 8, dovremo tenerci questo. Chissà, magari se la Ascetta ci sta ascoltando, signora Ascetta, magari se pensate di fornire anche un modello di Batman da inserire dentro l'abitacolo, anche se magari non sia posabile, magari solo già realizzato in posizione da seduto da mettere dentro, sarebbe una cosa molto gradita. Poi se lo fate anche che sia, diciamo, posizionabile, quindi con una vera e propria action figure, anche meglio, chiaramente pagandolo a parte, per carità, perché non vogliamo influire in nessun modo sui costi di gestione. Allora, detto questo, passiamo direttamente a vedere l'interno dei fascicoli. Ah, ultima cosa, chiaramente non voglio denigrare la Tumblr della Hot Toys, perché comunque è un ottimo prodotto. Ha però, come tutti i prodotti nel mondo, anche lei i suoi limiti. Quindi chi a spada tratta sta difendendo la Hot Toys senza avere ancora visto come sarà veramente quella della Ascetta, secondo me sbaglia, perché non bisogna fare una presa di posizione a priori, ma bisogna valutare con i fatti i pro e i contro di ogni modello, che ripeto, anche la Hot Toys sicuramente ha. Però, al mio giudizio, per chi non ha la necessità di avere la figure della Hot Toys da metterci vicino, secondo me la scelta migliore da fare è la Ascetta, ma questa è una mia idea. Soprattutto perché è vero che costa di più, però è anche pagata radialmente, perché si paga un po' alla volta. Per comprare la Hot Toys, che io sappia, dovete sganciare i soldoni tutti in un colpo solo, anche se sono di meno rispetto a questa. Quindi comunque c'è da tenere in considerazione questo fatto, e non tutti i collezionisti hanno i portafogli che strabordano di soldi, me compreso. Quindi sinceramente spendere 700-800 euro tutti insieme è una cosa, spenderne 1.300, 1.400, 1.700, 2.000 è un'altra, ma se c'è la possibilità di spenderli rateizzati è chiaramente molto più fattibile rispetto a dover spendere una cifra consistente tutta in un colpo solo. Chiusa questa parentesi, dove sono sicuro ci sarà una guerra qui sotto nei commenti contro di me e queste affermazioni, ma ripeto, io non ce l'ho con la Hot Toys, riconosco che è una casa eccellente per quello che riguarda le action figure, però sui veicoli sinceramente non mi sembra che abbia fatto dei grossi exploit anche in passato. Allora andiamo a vedere cosa ci aspetta nel fascicolo. Allora, primo fascicolo, come vedete abbiamo una bella grafica frontale con la Tumblr in primo piano, uno scenario cittadino. Come vediamo è indicato il numero 1, il logo dei The Dark Knight Trilogy e il marchio Hachette, più i soliti loghi di tutte le compagnie interessate, quindi la DC Comics e la Warner Bros., che sono detentrici chiaramente dei diritti d'autore, oltre alla Hachette, che ovviamente lo è per quello che riguarda la riproduzione modellistica in oggetto. Allora, come sempre, sulla parte sinistra troviamo tutte le indicazioni da parte dell'editore per quello che riguarda la collezione, tutti i vari numeri del servizio clienti, eccetera, eccetera. Qui troviamo il primo approccio
con quello che ci aspetterà, con la frase iconica detta da Bruce Wayne: nera si può avere? Dopo averla provata, no? Insieme diciamo al suo fornitore di fiducia, chiamiamolo così, che gli ha fatto fare un giretto lì in quell'hangar, no? E allora, come possiamo vedere, ci vengono indicate alcune diciamo, informazioni di massima. Il nome della vettura che è Tumbler, la prima apparizione che è stata nel 2005 in occasione del film Batman Begins, altre apparizioni nel 2008 sempre con il Cavaliere Oscuro e nel 2012 con il Cavaliere Oscuro Il Ritorno. Poi nei fumetti Batman Begins The Official Movie Adaptation 2005, nei videogiochi invece è apparsa in Batman Begin 2005 e The Dark Knight Batmobile 2008. Come sapete è un film diretto da Christopher Nolan e interpretato da Christian Bale, quindi qui vediamo l'immagine del modello usato diciamo per far vedere a Bruce Wayne il veicolo prima di a farlo adattare per la versione Batmobile. Qui c'è una bellissima immagine della Batmobile già realizzata. Vi ricordo che di questa Batmobile ne sono stati realizzati veramente, se non ricordo male, 6 esemplari, ognuno con delle caratteristiche particolari perché servivano per varie fasi delle varie riprese. C'è quella dotata veramente di turbina, che però aveva le ruote davanti bloccate perché serviva solo per fare un'accelerazione bruciante dritta, un po' in stile dragster, no? Poi ce n'era un'altra versione con la cabina un po' più elaborata, perché era quella con cui venivano fatte le riprese, diciamo, interne della vettura, e poi altre da usare come stunt, eccetera, eccetera. Allora, qui già vediamo che c'è la scheda tecnica, ci indica già che nel film si parla di 260 km all'ora di velocità massima, ma in realtà il modello utilizzato per le riprese faceva 140 km all'ora, perché comunque è un modello molto pesante, anche se comunque con un motore 5.007 di 500 cavalli, ma diciamo che la velocità massima in questo caso non era un requisito da avere, perché comunque poi veniva, diciamo, simulata con gli effetti speciali del film. Ha una lunghezza di 4,57 m, la larghezza di 2,84 m, pesa 2,3 tonnellate, accelera da 0 a 96 km all'ora in 5,6 secondi. I pneumatici sono extra large, sono alti 111 cm, collegati da assi in titanio, quindi per reggere il notevole sforzo. Quindi una bella scheda tecnica e già ci dà alcune curiosità. Ci viene fatta una infarinatura della trilogia dei film di Christopher Nolan. Come vedete, si comincia con Batman Begin, c'è questa bellissima immagine del Batman che tra l'altro è stato annunciato, veramente ha proprio esordito sia in Spagna che in Francia la collezione sempre Hachette, anche se in Spagna usa l'altro nome societario usato in Spagna, appunto, che è Salvat, che propone in vendita il modello di Batman vero e proprio, se non erro alto 90 cm, quindi veramente un bel modellone da avere, che speriamo venga proposto anche qui da noi, perché è veramente spettacolare. Vengono riproposte anche le schede del Cavaliere Oscuro e il Cavaliere Oscuro Il Ritorno. C'è una panoramica anche su quello che riguarda la versione fumettistica, ok? E poi si passa alla sezione di montaggio vero e proprio. Sezione di montaggio realizzata in bianco e nero, da quello che vedo è abbastanza diciamo capibile da queste prime immagini, non vedo foto diciamo che creano confusione, si riesce a percepire abbastanza bene come è fatto il pezzo e come va assemblato, quindi non dovrebbe creare troppa confusione durante l'assemblaggio del modello, cosa che invece magari accadeva purtroppo con i fascicoli di Supercar della De Cossini, perché purtroppo per fare una scelta grafica forse più accattivante risultavano un po' troppo scure e delle volte era difficile capire come andavano messi i pezzi. Come vedete qui invece è tutto abbastanza chiaro, forse anche qualche nota di colore poteva essere messa, invece è stato optato per una grafica in bianco e nero, che però, ripeto, forse agevolerà anche la cosa. Allora, vi posso già dire che ci sono delle criticità dovute non
alla, diciamo, a dei materiali sbagliati, ma proprio alla delicatezza delle parti, perché sono realizzate comunque molto, molto in piccolo, no? Quindi chiaramente risultano di per sé delicate. In particolare prestate attenzione quando monterete questo pezzo con questi perni che devono andare su questi due fori, perché vanno comunque premuti con una certa forza per farli entrare. Ci viene indicato di non usare colle, e però spingendo, se non state perfettamente in linea, potrebbe spezzarsi uno dei perni. Io vi consiglierei di svasare un pochettino con un punteruolo la pulli, tutti i vari fori, in maniera tale che non incontriate un'eccessiva resistenza. Semmai, se poi il pezzo dovesse sciacquare troppo, al limite mettete una piccola goccia di colla, anche al cerato acrilato, basta che sia di quelle specifiche da modellismo che non lasciano aloni, quindi non il classico Attack che invece ne lascia, oppure anche la versione di Attack specifica per plastiche che non lascia alone, in maniera tale che potete usarlo tranquillamente senza far danno, senza creare danni alla vernice. Chiaramente il pezzo, una volta inserito, non andrà rismontato, da quello che vedo, quindi incollarlo non dovrebbe creare problemi. Stessa cosa vi dico di fare quando, dopo aver inserito questo pezzo qua, dovrete andare ad inserire negli appositi fori questa specie di pistoncini dorati che vedete, perché anche qui purtroppo i fori sono molto molto a misura, diciamo, ma che tendono comunque a offrire resistenza quando uno infila il pezzo, e di conseguenza, essendo questa parte in plastica, si rischia di spezzare i pernetti. Quindi anche qui, se volete un mio consiglio, svasate con un punteruolo, con qualcosa, un pochino il buco, senza farlo in maniera eccessiva, sia sopra che sotto, in maniera tale da posizionare poi il pezzo senza difficoltà. E ovviamente anche in questo caso, se diventa troppo lento, usate un goccino, ma proprio un goccino di colla, attenzione, mettetelo sempre sul pernetto la colla e non sulla basetta qui, perché altrimenti rischiate che vi si spande troppo e potreste sporcare e rovinare il modello. Ok, questo è il primo consiglio che vi posso dare, perché è la cosa che ho notato montando i pezzi, appunto, presi in questa occasione del primo numero in edicola. Ci viene fornita anche questa, che è la guida dell'opera. Come vedete, sempre una bellissima immagine frontale della Tumblr. Quando la apriamo è una vera e propria brochure che ci indica tutto quello che riguarderà appunto questa collezione. Quindi c'è le solite cose che abbiamo detto prima, con mezzo blindato, eccetera eccetera, che sta usando appunto, derivata da questi film della trilogia. Ci ha indicato un indirizzo mail per contattare l'assistenza tecnica della Shet, però secondo me capire via mail un'assistenza tecnica mi sembra un pochino complicato, a meno che non vogliano inondarvi di foto via mail per farvi capire come fare una cosa. Io vi consiglio di più di iscrivervi al canale, attivate la campanella, così ogni volta che io pubblicherò un nuovo video tutorial voi lo vedrete e sarete in grado di operare, diciamo, sulla mia pelle, nel senso che se c'è un errore, uno sbaglio fatto, l'ho fatto prima io, e quindi saprò dirvi di non farlo voi e come operare nel miglior modo per non fare errori. Comunque, ok, aprendola abbiamo una bella immagine messa di quasi di profilo, no? Che ci fa vedere tutte le caratteristiche che abbiamo elencato anche prima, quindi tutta la parte dei servocomandi, le luci LED, le gomme, no? La turbina con le sue luci e i suoi effetti sonori, e i dettagli dell'abitacolo. Ci vengono indicate le misure e ci viene detto per il modello, per la prima volta in edicola, la sua perfetta riproduzione, quindi con tutte queste solite cose che per far capire che è un modello che non è stato proposto in precedenza e che finalmente abbiamo tra le nostre mani. Qui abbiamo già detto cosa c'è. Nella pagina finale troviamo i regali riservati agli abbonati, quindi in questo caso, come sempre, gli editori buttano un po' l'amo per cercare di portare dalla loro parte i clienti e fargli saltare l'edicola. Perché? Perché chiaramente, saltando il passaggio dell'edicola, tutti gli utili rimangono nelle tasche dell'editore, mentre usando l'intermediario dell'edicola devono comunque riconoscere all'edicolante una certa percentuale, quindi loro avranno un guadagno leggermente inferiore.
È anche giusto aiutare le edicole comunque, quindi ragazzi non fatevi problemi per chi di voi pensa di farla in edicola. Ripeto, l'unica cosa che potrebbe essere discriminatoria è il fattore che non avrete questi regali che adesso andiamo a vedere e che sinceramente se ne potrebbe anche fare a meno se vogliamo, no? A meno che non siate dei super appassionati, però per quello che riguarda la teca, purtroppo se scegliete di farla in edicola dovrete poi farvela fare da una società terza, a meno che poi con qualche sorpresa la Scelta non decida di proporla in vendita a, come unico acquisto a fine opera anche a chi l'ha fatta in edicola. Ma per le esperienze precedenti vi posso dire che raramente succede, quindi valutate bene questa cosa prima di fare la scelta. Parlavamo appunto dei regali, viene dato il primo dei raccoglitori, questo è sempre per chi si abbona, quindi non per l'edicola. Il secondo invece si pagherà anche per gli abbonati. Chiaramente per fortuna questa volta Scelta ha deciso di fornirlo anche a chi la farà in edicola, quindi al contrario di come è accaduto con altre collezioni anche di altri editori dove in edicola non venivano dati i raccoglitori, invece questa volta la Scelta lo fornirà ovviamente a pagamento entrambi, in questo caso anche chi la fa in edicola, quindi preparatevi a spendere quegli altri 8 euro circa per i due raccoglitori, quindi 8, 8, 16, per avere i raccoglitori per contenere i vari fascicoli. Ci sarà una t-shirt rigorosamente in taglia L, quindi non andrà bene proprio a tutti. La maglia, quindi la tazza con una bella grafica di Batman, è il modello in scala 1 a 43, quindi molto piccolino, della Tumblr, già completo della sua techina piccolina, e questo chiaramente per chi colleziona tutto può essere un valore aggiunto. Inoltre, se pagate con carta elettronica o PayPal avete in regalo anche il portachiavi, ma vabbè, questo non lo voglio manco commentare perché insomma, voglio dire, come incentivo mi sembra un po' pochino. Diciamo che però pagare con PayPal o carta di credito vi darà comunque il vantaggio di pagare molto più velocemente senza avere tante incombenze come quella di andare alla posta, magari pagare con bollettino, quindi ha il suo perché. Però certo che il regalo poteva essere un qualcosa magari di più stimolante, perché sinceramente come portachiavi non mi sembra nemmeno troppo, diciamo, fatto bene se andiamo a guardare. Però ripeto, è una mia idea, magari a qualcuno piace, nel senso che vabbè, non mi esprimo oltre, ok? Questo però, vi ripeto, è solo una reclame messa per invogliare ad abbonarvi, ma non faranno parte di quello che avrete nelle edicole. Viene fornito anche questo dépliant che servirà per chi decide di farlo in edicola, per far prenotare in maniera continuativa la vostra copia presso il vostro edicolante di fiducia. Quindi dite al vostro edicolante di attivarvi il servizio in maniera tale che lui vi farà sempre trovare tutto quanto, ok? Altra cosa, possiamo vedere ancora una, un riepilogo di quello che offre l'abbonamento, perché purtroppo viene molto spinto questo discorso anche sulla prima uscita in edicola per convincere il cliente a passare appunto ad abbonarsi. Vengono indicate le prime tre uscite, cioè le prime cinque, scusate, perché qui c'è già indicata la seconda uscita al prezzo speciale di 5,99, poi la 3, 4 e la quinta, che in abbonamento la terza è gratuita e quindi pagherete con il secondo pacco solo la quarta e la quinta. Ci saranno vari componenti, qui vedete per esempio la mascherina del cockpit, questi sono pezzi che sicuramente riguardano il telaio sotto, corrispondenza delle ruote, vedete c'è il disco con la pinza dei freni, e questa dovrebbe essere una parte del telaio, credo, comunque poi l'andremo a vedere bene in dettaglio quando la avremo. Aprendola abbiamo di nuovo una visione più grande dei regali riservati agli abbonati di cui abbiamo appena parlato. E qui c'è il nodo della discordia, ovvero questa favolosa teca, perché favolosa lo è sicuramente, perché vi faccio notare che ha tutti i vari LED torno, questo non si capisce se è un connettore di ricarica o se sia invece l'interruttore di accensione, ma comunque
è sicuramente un bell'oggetto per esporre la nostra Tumblr. Fa parte dell'abbonamento premium, quello che costerà 1,50 € in più a uscita a partire dalla sesta uscita, quindi voi fino alla quinta pagherete il prezzo standard, poi dalla sesta in poi pagherete quell'1,50 € in più. E vi ricordo, è riservata solo a chi si abbona, quindi in edicola non la prenderete. Ve la faccio vedere, ecco, un pochino meglio. Purtroppo non abbiamo un'immagine migliore, dobbiamo affidarci a quello che ci viene mostrato qui nel Deplian. Come potete vedere, la sua bella figura dentro la Tumblr ce la fa. Bene, a questo punto io direi di farvi vedere direttamente il pezzo montato. Ripeto, questo non è un tutorial, il tutorial arriverà insieme alla, diciamo, all'inizio della collezione dell'abbonamento, quindi quando mi arriverà il primo pacco. La prima cosa che voglio farvi vedere è questa bellissima placca in alluminio che viene fornita per, diciamo, indicare il modello quando lo terrete esposto. Veramente molto bella, fatta molto bene, molto leggera, ma d'altronde l'alluminio è un materiale leggero. Eccola qua, vedete? Ha i bordi un po' spigolosi, un po' taglienti, quindi attenzione quando la maneggiate, specialmente se avete bambini in casa, magari ditegli di non toccarla troppo perché c'è il rischio che qualcuno si possa tagliare, ok? Andava forse un pochino rimata meglio sui bordini. Ed ecco il pezzo montato. Ve la faccio ruotare un pochino. Allora, diciamo che come prima cosa vi posso dire che la verniciatura è ottima, cioè non ho trovato sbavature o cose strane, è uniforme, non ci sono scheggiature, cose, diciamo, difetti visibili, perlomeno io non ne ho rilevati in questa mia copia, quindi è veramente veramente ottima. È praticamente tutta in metallo questa parte, vedete? Questo è tutto metallo. L'unica cosa in plastica sono questi spoilerini qua, anzi questi nemmeno sono sicuro, non mi ricordo, ma sì, questi sono in plastica. Sono in plastica chiaramente i vetri, sono oscurati, ok? Sono in plastica le mitragliatrici qui e i pistoncini, ok? Tutto il resto, e chiaramente l'alloggiamento interno della mitragliatrice, tutto il resto è in metallo. Questo, anche questa copertura qui è in plastica, questa che fa, diciamo, da raccordo sul vetro, ma per il resto è tutto metallo, quindi già, diciamo che su un pezzo così già abbiamo un 70% buono di metallo, no? Se togliamo le superfici vetrate, quindi diciamo che è buona come percentuale, e già questo devo dirvi che in mano ha il suo pesetto, ha la sua consistenza. Due criticità vi voglio segnalare. Allora, la prima è quando andrete a inserire qui le mitragliatrici, dovete prestare un po' attenzione perché praticamente si reggono in posizione inizialmente solo tramite il pezzo che spingerete qui, che si va a incastrare con questo sotto che, diciamo, viene messo dall'interno, ovvero questo qua, e che tenderà a muoversi finché non andrete ad ancorarlo con questo pezzo qui che ha queste due viti, quindi vi farà ballare un pochino la situazione finché non fisserete queste due viti in posizione, ma questo poco male. La cosa invece da stare molto attenti è quando inserirete i perni, sia di questa parte qua, questa nera, ok? Perché ha un perno qui, un perno qui e un perno qua, che sono molto delicati e vanno spinti con un po' di forza all'interno dei fori, perché questi fori probabilmente a causa della verniciatura si sono leggermente ostruiti, no? Quindi quando andrete a spingere dentro il perno non entrerà molto facilmente e c'è il rischio che vi si possa rompere un perno. Stesso rischio che poi c'è anche quando andate a accoppiare queste parti qua, e attenzione perché anche qui ci sono due perni da far collimare e anche qui tende a sforzare un po', quindi attenzione. Stessa cosa quando andrete ad applicare questo pistoncino, che anche questo in plastica ha un pernetto qui e uno qui, e quando spingete purtroppo tende a fare molta resistenza per entrare e tende a piegarsi e quindi anche a rompersi. Io vi consiglio di fare meglio l'asola dei vari fori con un punteruolo, in maniera tale
da creare più spazio nel foro e far alloggiare meglio queste componenti. Chiaramente potrebbe, io adesso come vedete non l'ho fatto troppo e quindi qui mi è rimasto un pochino sollevato il pezzo anche dall'altra parte, ma questo era un pezzo di prova, non sarà quello che monterò definitivamente sulla vettura, ma mi è servito appunto per testare un po' la cosa. Ma per farlo spianare bene chiaramente va isolato meglio il foro, chiaramente poi tenderà a cascare il pezzo, no? Quindi sarà praticamente necessario usare un goccino di colla, anche se non viene indicato di farlo, per fare in modo che il pezzo resti in posizione. Dato che abbiamo a che fare con pezzi verniciati, vi ricordo di usare colle particolarmente adatte da modellismo. Nel caso del cerno grillato prendete l'uno testato per le plastiche, in maniera tale che non lasci quel bruttalone bianco che di solito lasciano i cianacrillati, tipo l'Attack classico, per capirci, ok? Una volta fatto questo, come vedete, l'impatto scenico del pezzo è molto bello. Quindi io sono sicuro che questo sarà un modello spettacolare una volta finito e che chiaramente anche le sue dimensioni aiuteranno a far gustare di più. Io dovrei solo far vedere che questo pezzo è questo qua. Pensate a quanto altro, a quante altre parti di vettura ci vanno intorno e quanto diventerà grande. Fate la proporzione con la mia mano e già avrete un'idea, ok? Bene ragazzi, a questo punto io direi che per oggi non ho altro da dirvi. Pienamente soddisfatto di questo primo numero, quelle piccole criticità che vi ho indicato sono perfettamente normali in un modello da assemblare, perché fanno parte del gioco del modellismo, cioè non possiamo pensare che ci arrivi un modello in cui non bisogna per niente mettere mano a nulla, perché purtroppo nel ciclo di produzione qualcosa cambia sempre un po' i parametri, no? In questo caso sicuramente i fori un pochino più stretti sono dovuti alla verniciatura, quindi lì andava calcolato magari il foro leggermente più largo a priori, ma probabilmente non è stato fatto, non credo per una svista, ma forse per una scelta proprio particolare dell'editore, per forse fare in modo che uno ci si diverta un po', diciamo, con il modello, non lo so, però comunque sia, diciamo che non è una difficoltà insormontabile. L'importante è fare sempre, come ripeto per ogni collezione, tutto con estrema calma, dotatevi di un minimo di attrezzatura, proprio minima, e mettetevi a farlo quando non avete fretta, perché questi modelli vanno sempre montati con la calma assoluta. Queste cose vanno fatte quando siete soli a casa, per fartelo capire, nel senso che dovete essere sicuri di non essere disturbati o interrotti, questo sempre per poter fare il tutto nel migliore dei modi. Bene, pensavo di far durare di meno questa recensione e siamo andati un po' oltre con l'orario, ma spero di avervi dato una panoramica completa a quello che riguarda questa bella uscita in edicola, che vi ricordo è la prima. Non vedo l'ora a questo punto di proporvi la nuova versione, quando mi arriverà anche il pacco dell'abbonamento, dove vi farò vedere passo passo come si assembla questo pezzo qua e anche quello del secondo numero. Bene ragazzi, un saluto a tutti e un batte arrivederci al prossimo video. Ma che ne dite? Siete interessati da questa Tumblr? Ah, la Tumblr? Non credo le possa interessare. Allora, che ne dice? Nera si può avere?